Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giupa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 Deluxe per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come promesso, oggi è il 1 marzo, sono le ore 20:30 e sono online pronto a giocare con voi il torneo Moltres vs Articuno. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua, sono nella lobby insieme ad altri giocatori. Tre di noi hanno scelto Articuno, mentre solamente uno ha scelto Moltres. Ok, buttiamoci dentro. Aspettate che mi proteggo. Attenzione all'IA, eh. Mamma mia, cosa ho rischiato lì. Sono quinto. Non va bene, dobbiamo recuperare. Ok, attenzione ai gusci rossi. Aia. Ma chi è che mi sta prendendo? Ok. Allora, mi ributto qua. Adesso purtroppo sono finito dietro. Vai di stellina. Buono. Ok, sto sfruttando un po' gli avversari e magari se evitiamo di pigliare i gusci verdi sarebbe anche meglio. Davanti corrono. E in mezzo al casino non si va da nessuna parte. Guscio blu. Attenzione al pallottolo Bill. Fuffi, vieni qua, grazie. Mamma mia. No, non sapevo dove andava Green Tov. E quindi sono rimasto un attimo spiazzato, grazie a Larry. Ok ragazzi, è andata malissimo, la prima gara è andata male, mi hanno colpito in 2 o 3. Vince Matti FR secondo Christian. Va bene ragazzi, eccoci qua nella seconda corsa di oggi, siamo in 5. I restanti giocatori sono guidati dall'IA e abbiamo scelto tutti quanti la squadra Articuno. Torniamo, diciamo, sul luogo del delitto, perché prima purtroppo sono, diciamo, stato un po' fregato alla fine dall'IA. Sennò probabilmente sarei riuscito ad arrivare tranquillamente sul podio. Qui c'è Luca, c'è Johnny che sta tentando di scappar via, anche se in squadra con me. Aia, con cosa m'han preso? Anche se in squadra con me voglio arrivargli davanti. Sono tutti lì dietro, eh. Ok, guscio verde è volato giù. Passiamo qua, mi prendo il power up doppio. Facciamo una bella scorta di monetine. Sono secondo, vorrei tanto sapere dov'è il primo. Johnny è scappato via, attenzione ragazzi. Johnny è scappato via. Ok, gli hanno lanciato un guscio. Mio. L'han fermato? Forse sì, forse no, non lo vedo ragazzi, continuo a non vederlo. Forse l'ho appena intravisto. Ma è uno dei miei che mi sta bombardando. Forse sì. Sì, è uno dei miei. Mi è passato praticamente addosso. Ok, ho lanciato ancora due gusci rossi, arrivo secondo, va bene così. Ve l'ho detto. Primo Johnny, secondo io, terzo Marcant, poi Marco e Luca. Ok ragazzi, questa sicuramente sarà una corsa molto molto interessante. Siamo in 12, 6
per la squadra Articuno e 6 per la squadra Moltres, quindi ci siamo divisi equamente. Non ho visto se tutti hanno preso lo Yoshi. No, non tutti, peccato, 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 peccato. Iron Ricky ha preso Morton. Invece molti comunque hanno preso lo Yoshi arancione. Questo me lo metto dietro. Attenzione che davanti filano, eh. Devo aver colpito qualcuno. No. Ok, mio. Fantastico. Tieni Christian. Ne ho pigliati due o... Aia, hanno pigliato anche me. No, mi sembrava di averne colpiti due. Adesso purtroppo sono in mezzo al casino. Infatti, sono in mezzo al casino. Fantastico, da possibile podio sono finito dietro. Ho colpito pure dei miei compagni di squadra. Fantastico. Ero davanti, adesso purtroppo c'è da recuperare. Ah, ma non recuperiamo più. Non recuperiamo più, mi sa. Stellina. Aspettiamo un attimo. Altro fulmine. Qui là è passato un incredibile pallottolo Bill. No! Dai, ma come si fa a rimbalzare così? È due ore che i miei compagni di squadra con la stellina tutte le volte vengono a colpirmi, eh. Ah, finisce così. Mi sa che finisce così. E invece no! Arrivo ancora settimo, va bene. Ho recuperato ancora una posizione alla fine. Vince Johnny, secondo Christian, terzo Luca, poi tutti gli altri. Va bene ragazzi, quarta corsa di oggi, pista arcobaleno. Allora, sono partito male, ma tanto adesso recuperiamo. Ci sono praticamente soltanto Yoshi, a parte Iron Ricky che ha deciso di prendere un tipo timido così a caso. Ok, purtroppo non ho preso il power up. Atterriamo magari sul tracciato. Oh, grazie, mi serviva proprio quello. Ok, perfetto. C'ho Luca qui dietro. Via. Ok, deve aver colpito magari Johnny. No, c'è un rosso in testa, un arancione. C'è Christian. Ah, Christian, ti vengo a prendere, ti vengo a prendere. Datemi quello doppio. Ok, pista molto tecnica. Bravi, bombardatelo. Ma perché? Ma dai, non ci credo. Ah no, ho perso il guscio rosso purtroppo. Adesso c'è anche Capretti, che ha avuto la fortuna di riuscire ad attivare il la stellina. No, peccato. Via, tutta birra. Deve essere caduto anche Christian, forse. Si sono toccati magari a vicenda. Questa è una bella corsa, ragazzi. Molto combattuta.
Ok, mamma mia. Mamma mia. Gran sorpasso. Dai, che arrivo sul traguardo. Seconda posizione. Mamma mia, che battaglia. Che battaglia. Dai, tripletta Yoshi azzurro. Vediamo subito. Arrivo secondo, va benissimo. Vince Johnny, secondo io, poi Luca. Guardate, i primi sei tutti azzurri, gli altri sei tutti arancioni. Va bene ragazzi, Prateria Verde, quinta corsa di oggi. Comunque, come avete potuto vedere, se collaborate con i vostri compagni di squadra vengono fuori delle belle gare e il vostro team sicuramente può trionfare. Vado un po' largo, va. Poi è bellissimo vedere tutti questi Yoshi. No, aveva la protezione. Attenzione che c'è Spartans. Grande Dani, scusa. Ah, ho preso quello singolo. Che casino. No, mi hanno portato via i funghetti. No, questa no. Io pure pensavo di avere un guscio rosso. Mi stava inseguendo. Ok, preso. Lì mi hai stretto apposta, però adesso non so se era Luca o qualcun altro, però lì qualcuno mi ha stretto a muretto apposta. Questo è un tracciato abbastanza semplice. No, in realtà non volevo lanciarla là. Ok, grazie del funghetto. Sta qui è una pista tosta perché è molto molto semplice. Quindi diciamo che tutti possono vincere qua. C'è uno Yoshi arancione che ha un leggero vantaggio. Non ho più funghetti. Vediamo, 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 vediamo. Ok, sono ancora arrivato quinto. Ho fregato un paio di giocatori alla fine. Vince Christian, poi Iron Ricky e Johnny. E poi tutti gli altri, naturalmente. Va bene, ragazzi, sesta corsa di oggi. Pista reale. Dai, che prima è andata bene. Ok, si parte a tutta velocità. Non potevo prendere nessun power up. Mamma mia, troppa scia. Ok, sono un attimo nelle retrovie. Anche Antonio. Il doppio me lo prendo io. Ehi là, chi è che mi sta bombardando con le fiammelle? Ok, guarda lì che talento. Uela, questo è un gran colpo. Sinceramente Christian non avevo previsto di prenderti. Attenzione a Capretti. Attenzione a Capretti. Qui c'è gente che si è piantata. Oh, si sono presi a vicenda. Dai che sono terzo, sono terzo. Ho preso Christian. Però non ho protezioni, non ho protezioni, non ho protezioni. E mi hanno fatto finire quasi in acqua. Grazie Lakitu. Anche grazie Spartan, che mi ha dato un funghettino. Voilà. Ah, vi prendo. Anche prima bombardavate me. Adesso vi bombardo io. Sono in mezzo agli arancioni, eh. Sono in mezzo agli arancioni. Vai Luca. Attento che c'è Capretti. Sei in debito, Luca. Ti ho coperto. Sono tutti qua, molto vicini.
Via, scappiamo. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Diamoci una mano, perché sennò il podio lo vediamo col binocolo. Diamoci una mano, non intendo. Diamoci una sportellata. Taglio tutto. Taglio tutto. E signori, mi prendo la seconda posizione. Mamma mia, che arrivo in volata. Vediamo chi era in testa. Johnny, poi io e poi Marcant. Quindi tripletta Yoshi Azzurro. Va bene ragazzi, settima corsa di oggi, Arena Excite Bike, uno dei miei circuiti preferiti. 2, 1 e si parte a tutta velocità. Mamma mia, la squadra arancione è sempre velocissima. Averlo un funghetto. Stanno attaccando Johnny, Aia. Ok, adesso dobbiamo recuperare perché sono in ultima posizione. Mi conviene far così perché non so se guadagno oppure no. Ma un bel pallottolo Bill che non ho ancora visto oggi. Una stellina va bene. Passiamo di qua. Altra stellina. Oh, ho preso qualcuno anche. Chiedo pardon. Dai che sono tornato in sesta posizione. Lì ho dovuto frenare un attimo. Facciamo così. Uno dei miei ha la stellina. Spero non mi venga a prendere. Bello. Gran colpo. Oi, Marcante è apparso dal nulla. Guarda lì che roba, quanti salti. Troppi salti. Ah, sono finito lungo. Dai, no, il fulmine alla fine non ci voleva. Il fulmine alla fine non ci voleva. Vabbè, non ha posizione. Gli abbiamo fatto lo stesso giochetto anche noi nella pista arcobaleno. Va bene ragazzi, questa sarà per me l'ultima corsa di oggi. Siamo 5 contro 3, se non sbaglio. E gli altri sono tutti gestiti dall'IA. Ok. E si parte. Ok, il power up l'ho preso. Ho già regalato il guscio rosso, un guscio rosso a uno di voi. Sono finito lunghissimo e non ho preso niente. Non ho preso. Oh, quel guscio rosso al mio nome sopra. Eccolo. Lo stavo aspettando. E mi ha fatto perdere anche un sacco di tempo. Perché la Kitu non è così intelligente da portarmi direttamente dall'altra parte, ma mi porta indietro. Beh, ma non è un problema. Ok, si parte. Dai che recuperiamo. Power ha preso. Dai che siamo settimi. Il problema è che davanti sono tutti arancioni, quindi in parte si coprono anche a vicenda. C'è Dani che sta inseguendo Spartan. Ok, ho usato di nuovo la stellina. Ho
Ok, qualcosa abbiamo recuperato però, eh. Una posizioncina l'ho recuperata. No, no, ho tagliato troppo. Terzo, però adesso non è. Senza protezioni non posso proteggermi dai gusci rossi. Sono tutti arancioni qua davanti. Per riuscire a strappare una buona posizione mi serve un bel pallottolo Bill. Se però mi esce adesso non è che vado tanto distante. Ah, devo provare a fregarli così. Ma se ormai siamo già arrivati. Ok, no, arrivo ancora quinto. Beh, meno male. Arrivo nei primi 5. Christian, Iron Ricky, Capretti Mu, io, Jovi, Spartans, Dani e David. Va bene ragazzi, ho completato il numero di corso gare previste. Adesso vi mostro immediatamente la classifica finale. Va bene ragazzi, vince il torneo Moltres vs Articuno. Vediamo subito la squadra Articuno con 941 punti, mentre la squadra Moltres ne ha totalizzati solamente 386. 8 di voi hanno scelto la squadra Moltres, mentre 14, compreso me, abbiamo scelto la squadra Articuno. La classifica dei singoli la vince Johnny con 115 punti, secondo per un solo punto arriva Tommy Cat con 114 punti. Completa il podio, quindi in terza posizione, Anto 05 con 103. Podio monopolizzato dalla squadra Articuno. Quarta posizione per Ale Espo con 91 punti. Quinto Matti FR02 con 86. Sesto Christian con 78 punti, il primo della squadra Moltres. Settimo Green Tov con 77. Ottavo Christian con 75. Nono Luca 23 con 67. Io arrivo purtroppo decimo perché ho perso tanti punti in un paio di gare con 65 punti. Undicesimo Mattia con 56. Dodicesimo Capretti Mu con 55. Tredicesimo Spartans a pari merito con Dani, anche lui 51 punti. Quindi sia Spartans sia Dani 51 punti a testa. Quindicesimo Iron Ricky 7 con 49. Sedicesimo Mark Hunt con 40 punti. Diciassettesimo David con 34. Diciottesimo Fralaz 07 con 29. Diciannovesimo Steph con 25 punti. E ventesimo Spiritello con 20 punti. Io naturalmente vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato a questo torneo. Sono molto contento che molti di voi abbiano utilizzato l'outfit che vi avevo consigliato nell'ultimo Infotime. È stato bellissimo vedere tanti Yoshi blu e tanti Yoshi rossi, anzi arancioni, sul tracciato. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Mario Kart 8 Deluxe. Alla prossima ragazzi!